un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella piccola chiesetta di Santa Maria delle Grazie, che ha visto la presenza di Padre Pio celebrare su quell'altare, oppure l'altare laterale di San Francesco, come pure l'altare dell'Immacolata. E questo era il luogo della confessione, il suo confessionale, quante testimonianze, quante storie. Dove qui Padre Pio ascoltava le donne, mentre gli uomini li ascoltava in sacrestia. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi, ecco, uno dei tanti peccati che spesso Padre Pio aveva l'opportunità di ascoltare da parte di fedeli che giungevano qui. Di fronte al confessionale dove Padre Pio ascoltava i penitenti, quindi siamo all'interno della piccola sacrestia dove ascoltava gli uomini, perché parliamo di uomini, attendeva il suo turno Mario, un suo figlio spirituale, seduto sulla panca, mentre era intento a fare il suo esame di coscienza, sentì Padre Pio gridare: "Vai via, animale, vai via". Le parole di Padre Pio erano indirizzate ad un uomo che si era appena inginocchiato ai suoi piedi per confessarsi e che usciva dalla tendina, che era all'interno della sacrestia, umiliato, sconcertato, confuso. Il giorno dopo Mario si mise in treno per Foggia per fare ritorno a Milano. Prese posto in uno scompartimento in cui c'era un solo viaggiatore. Questi cominciò a guardarlo con attenzione ed esprimeva nel suo atteggiamento la voglia di voler parlare, di iniziare un discorso. Finalmente ruppe gli indugi e domandò: "Tu ieri non eri a San Giovanni Rotondo in sacrestia per confessarti da Padre Pio?" E Mario rispose: Sì, ero proprio a San Giovanni, aspettavo il mio turno." Riprese l'altro: "Noi eravamo seduti sulla stessa panca. Io ti precedevo. Io sono quello che Padre Pio ha cacciato e mi ha chiamato animale, te lo ricordi?" E Mario rispose: "Eh sì, lo ricordo. Voi che stavate proprio intorno al confessionale, forse non avete sentito le parole che hanno motivato quell'appellativo, proprio inducendo Padre Pio a cacciarmi via. Ebbene, Padre Pio mi ha detto testualmente: "Vai via, animale, vattene via, perché d'accordo con tua moglie hai abortito 3 volte, lo capisci?" Il padre, raccontava quest'uomo a Mario, ha detto: "Hai abortito", cioè si è diretto a me, perché l'iniziativa di far abortire mia moglie era partita proprio e sempre da me. E lì quest'uomo scoppiò in un pianto dirotto che esprimeva, come egli stesso confessò, dolore, anche la volontà di non peccare più e la ferma determinazione di tornare da Padre Pio per ricevere l'assoluzione, quindi voler cambiare vita. Ecco, il rigore di Padre Pio aveva salvato la vita di un padre che, dopo aver negato la vita a 3 creature, stava correndo il pericolo di perdere la sua anima per tutta l'eternità.